È importante dare un messaggio su un giornalismo di qualità, un giornalismo con una grande carica etica, a sottolineare il ruolo che in una società che si definisce civile il mondo appunto della comunicazione ha. E poi questo messaggio positivo di un uomo che parte da un paesino dell'entroterra abruzzese, da una famiglia molto umile, e riesce a farsi strada con la sua forza, con la sua cultura e riesce soprattutto ad essere profondamente moderno e innovativo, un sacerdote che distingue tra giornale clericale e giornale cattolico, che apre le braccia ai dubbi che attanagliano le famiglie della sua epoca. È l'epoca in cui si discute di divorzio, di aborto, e che accoglie pienamente gli indirizzi del Concilio in un momento in cui la polemica serpeggia anche nel mondo cattolico. Quindi un messaggio di grande e straordinaria modernità. I premi giornalisti nascono quando i personaggi che si vogliono celebrare poi hanno dietro le spalle, hanno lasciato una storia nella storia del giornalismo e Don Giuseppe Zilli sicuramente lo è stato. È stato un grande direttore. Pensi che quando ha diretto Famiglia Cristiana è riuscito addirittura a raggiungere tirature di 2 milioni di copie, cose veramente impensabili oggi con i periodici. E poi non si è limitato soltanto a questo, ha fondato anche quella rivista molto importante di teologia, ma anche di critica sociale, che è stato Iesus, che ha ospitato i più grandi intellettuali italiani, per cui merita assolutamente di essere celebrato. Io mi congratulo con l'amministrazione di Fano Adriano che ha avuto questa idea. Noi lo ricordiamo innanzitutto come concittadino, ma anche come giornalista. E quindi il 7 agosto partirà questa serata dove ci sarà l'attrice Vanessa Gravina che ricorderà Don Giuseppe. E poi sarà il lancio per il premio giornalistico nazionale che lanceremo nel 2022.